qui che cosa sono gli aerogeneratori. Poi dopo torniamo con il nostro divulgatore e dopo arriva anche Mariangela De Luca con il proverbio del giorno. A tra poco. Gli aerogeneratori, i moderni mulini a vento. Da sempre si è cercato di sfruttare l'energia del vento a vantaggio del lavoro dell'uomo. Ma se gli antichi mulini a vento trasformavano l'energia cinetica in energia meccanica, i moderni aerogeneratori la trasformano in elettricità. Ma come funziona una moderna macchina eolica? Innanzitutto, si tratta di un palo alto fino a 60 metri, posizionato di solito sulla cresta di un'altura, dove i fenomeni ventosi sono ricorrenti. Perché valga la pena installare una wind farm, ovvero un insieme di aerogeneratori collegati tra loro, è necessario che la velocità del vento non sia inferiore ai 3,5 metri al secondo e per non meno di 2000 ore all'anno. In cima a questo alto palo è fissata una navicella alla cui estremità è posizionato un rotore, formato da un mozzo collegato a tre pale leggere e orientabili, in modo da poter assecondare l'orientamento del vento. Le pale sono messe in movimento dal vento e tale movimento viene trasmesso e accelerato tramite un braccio e un moltiplicatore di giri ad un generatore elettrico. Naturalmente un cavo elettrico, passante nel palo, collega il generatore alla centrale, dove l'energia elettrica è accumulata. Le pale di una macchina eolica possono essere posizionate in orizzontale o in verticale, a seconda della direzione del vento.